Dammi una sigara, tanto. Sigara, eh. Ah. Pornoso. Si fa un buon con la macchina. Cazzonato. Aspetta qua, sei sei, da usted. Mi hai sentito? No, scusi, non l'ho sentita. Mi dica. Dammi un pack di nazionali. Nazionali? Altrimenti... 2,40. 2,40, sì. 7,40, le tasse, signor. La incontrai per caso a Messina. Proveniva da Canicattì, prese posto sulla vittoria. Grazie, arrivederci, buongiorno. Al mio sguardo ben chiaro e palese, sorridendo rispose di sì. Allora io col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così. Sempre più tosta, eh? Un pack nazionale, beh, altrimenti... Guardi che si è dimenticato di darmi 2,40. 2,40 sono 4,80. Maresciallo! Maresciallo, meno male che l'ho trovata. Qual è il maresciallo, problema? C'è un problema. Mi dica. Allora, è venuto un tipo nel tabaccaio. Eh? Due volte nel giro di un'ora. È venuto, è entrato, mi dia un pacco di nazionale, altrimenti... E io gli prendo le sigarette, gliele do e lui se ne va senza pagare. Oh. Cioè, mi ha un po' intimorita perché è venuto già due volte con quest'aria un po' baldanzosa, sa com'è? Quindi questa è un'intimidazione vera e propria. Sì, allora, eh, qua sì. Ci vuole il mio intervento, allora. Allora, maresciallo, grazie, perché sono veramente... Allora, noi andiamo dentro adesso. Sì. Sì, lei stia tranquilla, mo, sì. Lei va dietro dal bancone, me la vedo io rimango qua con lei. Bene, spiego, io vado dentro al bancone. È tutto sotto controllo. Sì, sì, grazie. Bambina va l'amore e libertà, io con il mio sciocco sogno di felicità. Buongiorno. Tostona, ma dici tu mondo, dai, lo sai, lo sai? Non lo sai? Non ricordo. Un pack di nazionali, altrimenti... Altrimenti? Beh, altrimenti un pack di Marlboro. Vabbè, le Marlboro ha chiesto. Marlboro. 3,50. Mi sembra che devo una cosa per il... Ah, il sospeso... Precedentemente. Sì, 4,80. Prendi qualcosa, ma c'ho. E dai, cala! E cala, dai, la macchina per me si vola! Oh, meno male! Rallentare, 80 km! Eh no, dai, beh! E dai, mo sei costretto! Non so, costretto! Che bisogno hai di correre? E dai, mi piani, sfogo! Mi sfogo, hai capito? Sono tante maniere di sfogare, proprio correndo! Vai un po' più piano! Dimmi cosa ti costa! Hai letto 50 adesso, non è possibile.
me miró, yo temblando lo miré. Cuando se acercó, yo sin habla me quedé. Salga de la cama, enseguida me ordenó. Yo lo que... ¡Eh, dai! Rallentare 30. E non è possibile, dai. E cioè, ci fermiamo, andiamo a piedi a questo punto. Però comunque sono 20 minuti che andiamo a 30 all'ora. Che cosa? Fratello caro, che teori? Di tu, di. Questo stasera quanto è buono? Sì, tutti i giorni la mangiamo. Va bene, eh? In 10 minuti torno in servizio. Vabbè, te le prendi poi le ferie con calma. Ma scusi, perché sei venuto in ferie in questo periodo? Mia moglie è incinta. La mia. Ho approfittato. E comunque sono contento. Anche perché, credimi, sono certo che avrò una femminuccia. Sicuro. Poi bisogna vedere questa certezza da dove viene, cioè uno, ognuno è sicuro delle cose sue. Per quale motivo? No, è matematico, è un fatto di posizione. Cioè, quando io e mia moglie abbiamo concepito, diciamo, no? Io mi trovavo sopra. È matematico che hai la femminuccia. Come sono fatto? Sì, se sei sopra, hai la femminuccia. È proprio un fatto di posizione. C'ha ragione, confermo. Scusa, io ho avuto un maschietto. Io quando all'epoca con mia moglie, capì? Io stavo sotto. Lui avrà una femminuccia perché stava sopra, capite? Matematica. Normale. Vabbè, scusa, e a questo punto io avrò una pecora.